Mamanet è uno sport nuovo ideato dalle donne per le donne. Viene dall'Israele e lo possono praticare le donne che hanno compiuto almeno 30 anni, più tutte le mamme di qualsiasi età. Si gioca in un campo di pallavolo, come state vedendo sullo sfondo, ma con regole un po' diverse. Noi siamo con il presidente di Mamanet Salento, Luigi De Luca. Buonasera presidente. Allora, uno sport inventato dalle donne per le donne, no? Ideato dalle donne per le donne, dalle mamme per le mamme praticamente. Arriva dall'Israele, ideatrice Ofra Abramovic, importato in Italia da AIX, Associazione Italiana Cultura Sportiva, con responsabile Monica Zibellini. Noi facciamo parte del comitato AIX Lecce e quindi sviluppiamo sul territorio da un anno e mezzo il Mamanet. Mamanet, che è una diramazione per quanto riguarda dalla pallavolo, è una radice, diciamo, che si stacca dalla pallavolo per sviluppare questa nuova disciplina. Mamanet è molto semplice, con regole molto semplici. La palla invece che è ribattuta a volo come la pallavolo, viene trattenuta e poi si può rimandare nell'altra metà campo dell'avversario. Certo. Poche regole, possono giocare tutte, le mamme alte, basse, magre, robuste, tutte possono praticare il Mamanet. Noi lo stiamo promuovendo sul territorio gratuitamente, adesso siamo con 9 palestre e 2 palazzetti, diciamo, in tutto il Salento, quindi ci identifichiamo come Mamanet Salento. Abbiamo deciso di utilizzare Salento come territorio di promozione, anche perché nel momento in cui andiamo fuori cerchiamo di promuovere il Salento come zona, la nostra zona, certo, come zona turistica, come zona del buon mangiare, del buon vivere, del sole, del vento e quant'altro. Avete, diciamo, coinvolto 11 città del comprensorio. Qui siamo a Parabita, ma c'è Casarano, ci sono Casarano, città, Matino naturalmente, Tricase, Maglie, Matino, Aradeo, Votrugno, Presicce, Salve, poi abbiamo ancora Nociglie, abbiamo diverse realtà che si stanno affermando, come ad Aradeo anche, Gallipoli. Stiamo proponendo più che altro, diciamo, di poter sviluppare questa disciplina. Le ragazze si svincolano anche in diversi workshop la domenica mattina, nelle piazze, nelle iniziative sportive dove ci invitano, nelle feste di paese. Abbiamo promosso diverse giornate di informazione per quanto riguarda la disciplina. Lena Mandorino è consigliere della SD Mamanet Salento, nonché atleta. Allora, Lena Mandorino, che significa avvicinarsi a questo sport inventato dalle mamme per le mamme e per le donne che hanno superato i 30 anni? Significa prima di tutto divertirsi e poi fare squadra, soprattutto fare squadra, perché a noi mamme oppure donne over 30 ci manca un pochino, mancava un pochino lo stare insieme, fare il gioco di squadra, riuscire a trovare uno sport che coinvolge un gruppo. Con il Mamanet abbiamo trovato il giusto equilibrio tra la disciplina sportiva e il divertimento, perché come vedete lo sport è abbastanza soft, tranquillo, si può giocare tranquillamente dalla prima volta che si viene a conoscere la palestra e lo sport in palestra. E poi si crea subito una sinergia tra le persone che giocano e il coinvolgimento è a 360 gradi. Certo, ecco, a chi si volesse iscrivere, che ci sta ascoltando, magari qualche signora, qualche mamma o qualche ragazza che ha superato i 30, cosa deve fare chi vuole iscriversi? Praticamente venire nelle palestre dove giochiamo, praticamente sparse in tutto il Salento. Gli orari sono comodissimi, o dalle 18.30 alle 20.30 o dalle 19 alle 21, portare con sé solamente la tuta e un paio di scarpe di ginnastica, il gioco è fatto, semplicemente quello. Ed eccoci con una atleta, Sonia Romano, che pratica questo sport da quanto, signora Romano? Circa un anno, sì. Cosa ci sta trovando di bello, oltre al divertimento? È anche un allenamento fisico importante per una donna e per una signora, no? Nuove amicizie. Sì. Tanto divertimento. E una carica, cioè scarichi,
E teneva carica a casa. Quindi lo consiglierebbe a tutte, a tutte le mamme. A tutte le mamme e anche a tutte, anche alle ragazze. Alle ragazze. Oltre i 30 probabilmente. Certo. Certo, fate quanti allenamenti la settimana solitamente? E due, tre, noi. Poi ci sono varie palestre, diciamo, che svolgono questa attività. Bene, allora MamaNet, lo sport per le donne, inventato alle donne da Israele per il futuro. Per il futuro, certo. Grazie. MamaNet, Salento.